Jump on Stage, il programma di Radio PNR che vi porta la musica live in casa, nelle orecchie, ovunque voi siate. Io sono Luisella e lo sapete, sarò con voi come ogni domenica, tranne la scorsa perché ahimè ero KO, dalle 18 alle 19.30. Prima di annunciarvi quelli che sono i miei ospiti di oggi, ovviamente facciamo tutta quella che è la parte burocratica. Allora, se state ascoltando dall'FM, dal 96.4, dal 95.7, vi ricordo che potete anche andare su www.radiopnr.it e lì vedete anche quello che accade in studio. Se invece avete ancora un filino di spazio dentro al vostro cellulare, ma ve ne serve veramente pochissimo, potete anche scaricare l'app di Radio PNR e così rimarrete in contatto sempre con i bellissimi programmi di Radio PNR, ma soprattutto con la musica di Radio PNR. Per intanto la musica migliore ce l'abbiamo solo noi. E se volete mandare un messaggio, un sms, un whatsapp, un vocale, mi raccomando contenetevi, il numero però è il 346-58-24-246. Ovviamente poi cercate su Instagram, Facebook, ovunque, Jump on Stage e la sottoscritta se volete, seguite soprattutto il programma così saprete sempre quello che sta per accadere. Ok, credo di aver fatto tutta la parte burocratica, quindi è il vostro momento. Sono qui con me questa domenica a Jump on Stage i Bersaglio Mobile. Benvenuti! Ciao a tutti! Ciao. Grazie! Ciao. Benvenuti ragazzi, è un piacere avervi qui. Mi raccomando, parlatemi sempre molto vicino ai microfoni, così gli amici vi sentono bene, ok? Facciamo una cosa come a scuola, presentatevi a giro e dite cosa fate nella band. Dai. Ciao, sono Fabrizio, sono il chitarrista. Ok. Sono Pier, sono il batterista. Ok. Quello della voce. Senti che voce, molto sì. Radiofonica. Io sono Matteo, sono il basso e canto. Perfetto. Allora, intanto appunto, come vi dicevo ragazzi, grazie di essere qui, mi fa molto piacere. Grazie. Tranquilli, a te. Rilassati, mi raccomando, che ci divertiamo un po' insieme. E ovviamente faremo una chiacchierata, una passeggiata in quella che è la vostra vita, soprattutto artistica, e soprattutto suonerete live, che questa è la cosa più importante qui a Jump on Stage. Però quando si parla con una band, la prima cosa banalissima che viene in mente di chiedere è sempre la stessa, ma è anche poi quella più importante. Ma quando sono nati Bersaglio Mobile? Risponde chi vuole, questa è democrazia. Sì, possiamo tranquillamente rispondere tutti. Bersaglio Mobile hanno una storia relativamente lunga, nel senso che obiettivamente io e Pierre abbiamo iniziato addirittura nel 93, quindi si parla di 31 anni fa, ahimè. Quando eravamo? Quando ancora ci chiamavamo Eta Beta. Okay. Quindi questi Eta Beta sono stati praticamente le fondamenta dei Bersaglio Mobile, che ci sono invece ufficialmente dal 2004. Beh, comunque anche dal 2004 sì, una storia molto lunga. Assolutamente. Fabrizio è arrivato appena dopo. E niente, adesso ci dirà lui le sue impressioni quando è arrivato. Liberamente, liberamente, senza dire parolacce, naturalmente. Sì, no, volevo solo dire che mi maltrattano. Ecco, è la tua occasione. Esatto, è la finalmente tua occasione. Adesso posso pubblico dirlo. Ma perché sei il più giovane? Esatto. E quindi c'è del nonnismo nel Bersaglio Mobile. Parecchio nonnismo. Vedi? Ma è sempre così, è normale, eh? Quindi ti fanno un po' patire questa cosa. Non possiamo fare a meno di lui. Oh, vedi? Vedi, questa è una sviolinata, questa ci sta. No, perché è un ragazzo al quale io voglio bene. Oh, bene, bene. Sono cose belle anche sì, da certo, dirsi, no? Anche perché si passa tanto tempo insieme adesso obiettivamente. Quindi appunto, tutto questo tempo insieme dove? C'è la volta dove litighi, la volta dove cacchio non ti sopporto, dove però alla fin fine ci si deve voler bene per forza, altrimenti il gruppo perde quello che è il suo senso, che è il divertimento quando siamo poi sul palco a suonare. Gli scontri fanno bene a tutti per crescere. Certo, quello sì, e poi comunque anche perché chi vi ascolta lo sente, qual è il clima della band, secondo me. Ma gli scontri sani, eh? Sì, beh, certo, quelli produttivi, esatto. non scontri fine certo a se stesse, basta. No, esatto. Però quelli ci vogliono, sono quello che ci aiuta un po' ad evolverci anche perché è difficile avere magari sempre la stessa idea, no? Sì, sulle cose, quasi mai. Anche perché veniamo da culture musicali diversissime. Ecco, vedi? Questo però può essere un fattore di ricchezza del gruppo, assolutamente, no? Assolutamente, sì. E ci tengo a dire, adesso noi siamo qui in tre, ma siamo i tre quarti dei Bersaglio Mobile, perché manca il quarto che oggi purtroppo non è potuto essere qui con noi, che si chiama Paolo, suona le tastiere. E salutiamolo. E lo salutiamo ciao Paolo. Con tanto affetto.
e anche lui, come noi, ha delle idee tante volte completamente diverse dalle nostre. Quindi questo tutto per rientrare in quello che si è detto fino adesso, quindi una diversità che ci unisce alla fin fine. È quello il bello, eh. E vi accresce e sì. Porta probabilmente anche nella vostra musica comunque le sue influenze, no? Il fatto di avere background diversi, il fatto di avere idee diverse, altrimenti ci sarebbe un po' un appiattimento. Esatto. Visto che io non sono in una band, però ne ho conosciute un po', ne ho viste molte suonare, quindi queste cose poi il pubblico le sente, le percepisce. Anche, come dicevo, lo stesso clima che c'è tra i componenti della band, cioè se un gruppo suona insieme solo perché è costretto a farlo, si sente, è inutile. Invece voi vi divertite. Sono convinto di quello, sì. Deve essere per forza, non per forza, deve essere un divertimento. Dovrebbe essere. Dovrebbe. Perché certo. se non è divertimento tu non dai niente. No, vero, assolutamente. Altrimenti diventerebbe proprio lo statico lavoro che devi necessariamente fare. Una macchina che fa quello che deve, ma perdi tutto quello che è invece la musica, il bello della musica. Ma se musicalmente i Bersaglio Mobile volessero presentarsi al pubblico, con che canzone lo farebbero? Allora, musicalmente, inizieremo come si inizia sempre, con qualcosa di né troppo forte né troppo molle. Giusto. Quindi io partirei con un Robbie Williams che a noi comunque piace. Ma non dirlo a me. Quindi lo dico anche sono a te. Sono stata a un sacco di concerti suoi e sono uno spettacolo unico, secondo me. Gran personaggio, senz'altro. E allora, quando volete. Ok. Vai. So unimpressed but so innocent, such a saint but such a whore, self-aware so full of shit, in this absence so adamant, I'm contemplating, thinking about thinking. It's overrated just to get another drink and watch me come undone. That saloon razor blades, mirrors in the street. I pray that when I'm coming down, you'll be asleep. If I ever hurt you, your revenge will be so sweet, because I'm scum and I'm your son. I come undone. So rock and roll, so carpet in the surfaces, all them cute. So a train, so animal. I need your love, so fuck you all. Just I don't want you. If I stop playing, I just disappoint you. I come undone. That saloon razor blades, mirrors in the street. I pray when I coming down, you'll be asleep. If I ever hurt you, your revenge will be so sweet, because I'm scum and I'm your son. I come undone. Ballad on a ballad, mix it on a Wednesday, salad on a Thursday, on the Arab Sunday. Love song, a love song. Do another interview and sing a bunch of lies, telling a celebrity to write his spies. Love song, sing you love song, so sincere.
so sincere. Come undone, so sincere. Come undone. Bersaglio Mobile qui a Jump on Stage, solo applausi veri in questo studio, quindi siamo io e il grande ritorno della mia velina muta Marina. Allora ragazzi, mi avete fatto un regalone aprendo con questo pezzo, perché come vi dicevo io, ahimè, ho una insana passione. È stato un caso. Vedi, non lo sapevate, però le connessioni a volte saltano fuori così. Ed è un pezzo comunque tra i meno rappresentativi, no, di Robby, in qualche modo. E come mai tra i suoi avete scelto questo? Abbiamo scelto questo per iniziare perché è il brano col quale solitamente iniziamo le nostre serate, proprio per il discorso di prima, che non è eccessivamente pompato, ma non è nemmeno troppo tranquillo. È un brano che ci è sempre piaciuto, tra l'altro, pur forse non essendo neanche mai uscito come singolo questo. No, credo di no, questo. Se e non quindi, non però, vorrei sbagliare, ma penso di no. Infatti è un brano che ci ha sempre colpito e ci è piaciuto da subito. Però ragazzi, io intanto ho un messaggio per voi al 346-58-24-246. È anonimo, quindi io ve lo leggo. Sì. Bersaglio Mobile, vi amo! Con mille O. E non sappiamo da chi arriva. Tutte quelle O lì ci fanno piacere, bene. No, lo sappiamo chi è, lo sappiamo. Tra l'altro sarà anche mio ospite, sto vedendo adesso, non c'era ovviamente il suo numero memorizzato. Andrea. Ah, bene, quindi insomma, si sta portando avanti comprandosi i nostri messaggi quando verrà lui, va bene? Esatto, va bene. Però, è tutto, insomma, un don't è tutto guess. Un dare per avere, va bene? Esattamente, beh, ma funziona così. Poi è bello quando tra musicisti comunque si fa così, no? Certo. Invece che vedere astio, rivalità. Rivalità che non servono a niente. Oh, no, ma poi voi non siete di quello stampo. Ma mi sembra che ultimamente però non ci siano più quelle rivalità tra i gruppi. No, beh, quelle storiche si sono un po' perse. A parte le storie, sì, sì. Tipo Blur e Oasis, sì, ecco, sì. Tanto per dire. No, ma anche adesso abbiamo dei dissing che durano due giorni, cioè quelli. Sì, ma anche perché i locali ormai per fare il live non è che ce ne sono più tanti. Eh no. Per cui ce n'è più praticamente. Per cui ti devi adattare, che tu suoni più o suoni di meno non vuol dire niente. Certo. L'importante è suonare e divertirsi. Certo, questo sì. E no, poi è anche bello se si riesce magari a darsi una mano tra artisti, certo. Tra musicisti, invece che ostacolarsi, credo che sia, che faccia comunque bene alla musica. Assolutamente sì. Ma la lite più grossa che avete avuto, per che cosa è stata? No. Allora, cioè quella proprio di dire no, adesso veramente avete rotto, io vado a casa, ci vediamo domani, non ne voglio più sapere per non oggi. Credo che ci sia stata mai una lite così grossa. Ci sono state un paio di occasioni dove, adesso non ricordo più chi dei quattro ha detto, come hai detto tu adesso, guardate, vado perché mi avete rotto le palle. però si è concluso tutto lì. Sì. Dopo un'ora è arrivato il messaggino sul gruppo WhatsApp. Sì, dai, ci vediamo domani. Una parolaccia. Anche perché siamo in quattro e non siamo permalosi. No. Ma non ce n'è neanche uno. Aia. Quindi anch'io devo stare attenta a cosa vi dico e cosa vi chiedo, se no non ci tornate più a Jump on Stage, ho capito? Torniamo come. Beh, però insomma, dicevamo, si va d'accordo, però le teste poi sono diverse e quindi ci sta. Ma sui brani, qual è quello per cui avete litigato di più? Perché magari uno di voi voleva a tutti i costi portare quel brano in scaletta e gli altri non ci credevano. C'è un brano che vi viene in mente? Dici, perché ti vedo lanciato. Dici perché mi sembra che tu abbia in mente qualcosa. Credo, no. Credo che si chiamasse Wonderland. Ok. Che è quella degli Oasis? No. No. E c'era una ritmica forse particolare. Sì. Ma neanche tanto particolare. Che ho cercato di metterla proprio come faceva il batterista. Come la versione originale? La versione originale. Che forse non è stata capita. Ah, ok. Ma questo lo dico per me. Perché poi quel brano lì, in prova, non è neanche venuto in prova. Ah no? Quindi non l'abbiamo mai fatto. Cioè, quindi è stata una lite inutile. Esatto. Infatti, è inutile litigare per.
questo punto. Vabbè, dai. Poi bisogna vedere se non è stata capita la ritmica di batteria o se adesso non ricordo che brano fosse. Vabbè, cioè, ne riparleremo. Ma lì sarà prova e poi immagino succedano tante cose. Mi sono sbagliato. Ti ho detto Wonderland? Sì. Wonderful. Wonderful. Potrebbe essere, non lo so, non se lo ricordano nemmeno i tuoi soci, quindi... L'abbiamo rimosso, si vede che la parte di batteria era da rimuovere allora. Potrebbe essere, intanto c'è qualcuno che scappa dallo studio, no? Se ne va dalle telecamere. Niente, scappa. E, dicevamo invece il brano con cui aprite sempre le vostre serate, questo che abbiamo sentito quasi sempre. Non c'è una regola, poi dipende un po' da serata a serata. C'è, che ne so, la festa della birra, dove ha bisogno di qualcosa di subito bello carico. Locali invece dove fai tutta la serata, dove fai il tuo sabato sera, dove magari hanno mangiato, c'è bisogno di qualcosa un po' magari a metà. Stanno ancora mangiando, o magari stanno ancora sta mangiando, finendo la serata, esatto. E quindi devi accompagnarli verso il dopo cena. E tante volte il brano un po' così serve anche per risistemare un attimino i suoni, alzami cosa un po' qui, abbassami vero, un po' là, cosa insomma. Che magari il pubblico non sa, però è vero, certo. Cioè serve anche alla band, sì, per tararsi, sì, un attimo, al cantante magari intanto per sistemare la voce, sì, scaldarla un po' e poi partire poi con più carica, esatto, con la serata, sì. A me era arrivato un altro messaggio, aspettate che forse ne ho anche qualcuno da questa parte, perché qua sapete che no, questi non c'entrano. Mi era arrivato un messaggio per Fabrizio. Tanti saluti da Ettore, un tuo ex allievo di chitarra. Un cambio, un abbraccio. Oh, insomma, qui bisogna portare avanti i messaggi e se voi avete dei messaggi da mandare, se volete fare delle domande... è arrivato un altro messaggio intanto. Se volete continuare a fare delle domande in bersaglio mobile, il numero è 346-58-24-246. Altro messaggio. Ciao, sono Silvia, un caro saluto ai Bersaglio Mobile. Vorrei però sapere qual è il loro background musicale. Grazie, un abbraccio. Arriviamo da ideologie diverse e mondi completamente diversi. Tra l'altro, tra noi, e noi intendo noi due, Paolo, sì, e Fabrizio, ci sono anche due mondi, ci sono anche quasi due generazioni di differenza. Adesso non così tanto, però arriviamo da mondi completamente diversi. Quindi... se li mischiamo tutti insieme, sì, possiamo mischiare l'hard rock, quello un po' più pesante, con la fusion, con il pop italiano e probabilmente con un po' di techno. Quindi insomma, vabbè, poi li mettiamo tutti insieme e salta fuori il bersaglio mobile. Ma che bello, giusto, questo potrebbe essere uno slogan perfetto. Anche no? Perché per l'età che ci abbiamo, sai, noi viviamo, siamo vissuti con... abbiamo iniziato con i Beatles. Sì. Gli anni 70? Certo. Io non ero ancora nato quando c'erano, sì, i Beatles. Gli anni 70 sono stato... ma poi appunto musicalmente parlando... Musicalmente, cioè... sono stata un'apoteosi. Assolutamente, della musica, assolutamente. Cioè, tutti i musicisti hanno segnato qualcosa ad altri musicisti. Questo sicuramente. Quindi è stata... Non si possono discutere musicalmente, gli anni 70 sono... Bene. Dai 60 ai 70, ma sono stati... Bene. Una cosa che purtroppo non è più tornata. No. Anzi, a proposito, vi piace la musica trap? Altra domanda? Ni. No, perché poi mi dicono che io sono boomer e che non mi piace la musica dei giovani. Anche se io ritengo che la musica è tutta bella. Sì, tranne la trap. No. Allora, no. Perché ci sono delle cose anche nella musica trap, è vero. Che possono essere di ispirazione. Questo è vero, no, io ci scherzo sempre, ovviamente. Io qualcosina l'ascolto ogni tanto obbligatoriamente perché l'ascolta mio figlio. E quindi mi ritrovo a sentire qualcosa che... normalmente non riesco a capire sempre e tutte le volte, sì, dicono che cavolo ascolti, ma però vabbè, ma che è distante da noi, sì, però, sì, però vabbè, sì, cioè è distante, ma non, secondo me però non... vedi, non è neanche un discorso di gap generazionale, cioè secondo me negli ultimi anni c'è un po' troppa velocità nel buttare fuori, sì, i brani, cioè non c'è più quel lavoro di costruzione, di studio, cioè nel giro di un giorno buttano fuori la canzone, non può avere la stessa struttura che aveva un brano fatto prima in saletta, prima in garage, poi in saletta, sì, e poi no. Sì, non c'è la stessa evoluzione. Però, credo di però no. Mi sembra un po' un salto indietro, perché io ricordo negli anni 80, beh, sì,
ci sono stati gruppi che sono usciti con un brano e poi sono spariti. Beh, Cecchetto stesso, adesso a parte che stiamo parlando tanto di Cecchetto per gli 883 eccetera eccetera, ma a parte gli 883, però quanti anche un Sandy Martin. Sì. Va bene, hanno fatto i milioni probabilmente, sì, ma con una brano, cosa molto breve. Sì. Questo sì. Sì, Sandy Martin forse anche due o tre di brani, però People from Ibiza, sì. La moda. Sì, però insomma erano anche in quel periodo brani che erano un po' usegetta. Ma senza denigrare, No, assolutamente. È un dato di fatto. Anche perché in quegli anni li abbiamo ballati tutti poi, quindi insomma. Ma e ce le ricordiamo ancora e le cantiamo ancora, certo, con tutto ciò. Quindi. Sì, sì, sì. Ma adesso invece me ne fate ascoltare un'altra prima della pubblicità. Adesso te ne facciamo assolutamente ascoltare un'altra. Io devo spremerli i miei questo, ospiti. Questo, sì, giustamente. È un brano dei Muse, invece, questo. Bene. Lui dice sempre che l'ha composto lui questo brano, ma non è vero. A paranoia is in bloom, the peer transmissions, whereas in the trader, cursed rats keep the bone down and ended. Never see the truth all round. Another promise, another seed, another a patch lies keep attracting greed and all greed. Bears wrapped in an old mind and endless. We will never see the truth confined. Control can let the revolution take its toll. If you could flick a switch and open your third eye, you see that we should never be afraid to die. Rise up, take power back. You know that fat cats in a herd attack. You know that ring bells wrapped in an old mind and endless. We will never see the truth confined. Bersaglio Mobile qui a Jump on Stage.
Benissimo ragazzi, andiamo alla grandissima, tanto stanno arrivando altri messaggi, vedo persone che stanno scrivendo, quindi anche voi al 346 58 24 246 potete scrivere e fare tutte le domande che volete ai Bersaglio Mobile, perché loro sono costretti a rispondervi, quindi non possono tirarsi indietro. Tra l'altro volevo ricordare, in caso qualcuno fosse arrivato magari a puntata già iniziata, che nei prossimi giorni su YouTube si potrà rivedere tutta la puntata dall'inizio, quindi sono curioso anch'io di rivederla. Ecco, volevo chiedervi, voi vi riguarderete? Ah sì, senz'altro. Sì. Non lo so. Sì, certo. Ma sì, dai, ci sta. Perché comunque è divertente, sì, no? Sì. Poi rivedersi. Cioè, magari non più di 4-5 volte al giorno, però. E scoprire delle cose nuove. Vedi, certo, quello sì, è un lavoro anche quello, no? Riguardarsi anche durante un'esibizione, immagino. Certo. No, anche perché avremo intenzione di reinvitarci e quindi sappiamo già la prossima volta come comportarci. Certo. Ma non è ancora finita, magari alla fine ne sarete pentiti, che ne sapete? Aspettiamo, non si sa mai. Insomma, siamo solo alle 18.30, abbiamo ancora un'oretta da stare insieme, quindi magari alla fine direte no, mamma mia, che brutta roba, mai più. Spero di no, ovviamente. E dal momento che sono le 18.30 c'è un altro piccolissimo stacchetto pubblicitario. Voi non andate via, perché Jump on Stage e soprattutto i Bersaglio Mobile sono sempre qui. Jump on Stage. Jump on Stage. È sempre Jump on Stage, il programma di Radio PNR che vi porta la musica live in casa, nella macchina, nelle cuffiette, ovunque voi siate. Io sono Luisella e sarò con voi ancora fino alle 19.30, ma soprattutto qui con me ci sono ancora i Bersaglio Mobile. Yes. Oh, ragazzi, più entusiasmo però. Sì, eh? Effetti, ci sono. Non eravate pronti. No. Allora, stavamo pensando ancora agli spot pubblicitari che abbiamo sentito prima. Sì, perché parlavamo poi fuori onda di alcune cose. Ma intanto sono arrivati altri messaggi per voi al 346-58-24-246. Bravi Bersaglio, orgoglio pavese e vogherese. Alessia, cognata, collega e fan. Bene, pavese, bene, grazie Alessia. Oh, vedi, poi c'è un altro messaggio. Aspettate, guardate, stanno arrivando un sacco di messaggi. C'è un altro messaggio, questo è anonimo, credo però sia di Vittorio, potrebbe essere. Grandi Bersaglio. Poi abbiamo un altro messaggio qui, sempre da Andrea. Matteo Melzi, sei uno dei più grandi personaggi che abbia mai conosciuto come musicista, uomo e amico. Andrea Stefanet. Giusto? Beh, non penso, non so, è no, lui? Non so l'accento. Sì, l'accento sarebbe quello, sì. Okay, sì. È va lui. Bene, grazie allora. Beh, insomma, questa è un'altra dichiarazione di stima, mica certo, da poco. Certo, questa è... Sì. Guarda che fa finta di niente, vero? No, fa finta, non, sì, vabbè, grazie. No, non faccio finta di niente, sono cose che però ti imbarazzano un pochettino, quindi insomma, rimango un po', anche perché... Sembra tanto che io abbia la faccia di tolla, ma poi fondamentalmente insomma certe cose. Ma un po' di faccia di tolla ce l'ha però. Vabbè, ma di solito i frontman però sono un po' così, no? Che sì, sembrano sfrontati, invece poi alla fine. Vedi, non allora sono, che ragione. Non so lui, perché non lo conosco così bene. Però. Sembro. Però è anche un po' il ruolo, no, del frontman, quello di sembrare anche un po' più sicuro di quanto magari non sia. Sì, tante perché volte devi farlo per forza. Se vedi un frontman un po' titubante, ok, boh, già la serata va un po' a catafascio. Inizia male, eh? Sì. Però, insomma, avete fatto, immagino, un po' di date in questi anni. Sì. Allora, c'è una cosa. Preparatevi, pensateci bene, perché questa è l'unica domanda ricorrente che io faccio ormai da 5 anni, soprattutto alle band. Io so che durante i live, o prima, dopo, durante, dietro al palco, insomma, possono succedere cose assurde. E qualcuno già ride e questo mi piace. Quindi qual è la cosa più assurda che è successa una sera di un vostro live? Può essere dall'ubriaco che si lancia sul palco e vi prende il microfono, cioè qualcuno che si denuda davanti a voi, non lo so. Vabbè, però so che ne succedono veramente di tutti i colori. Cioè... Sul palco alcune sere, soprattutto gli ubriachi, sì. Quello è un must. Ma questo è una cosa... O gente che ti chiede le canzoni mentre stai suonando. Anche. Fantastico. Oppure la finanza che ti ferma perché il locale non è a posto. No, sì, no, che brutto. È successo. Oppure...
Abbiamo smesso di suonare. Oppure sì, quando eravamo a Como, che hanno buttato quella polverina urticante nell'impianto, esatto, di areazione. No, questo è veramente... Abbiamo dovuto svuotare il locale. Questo è atroce, come quei scusate, deficienti che spruzzano gli spray, sì, al peperoncino, sì, in mezzo, sì, alla lì folla. Non c'era ancora lo spray al peperoncino, sì, però. Oppure noi, che leggermente ubriachi alla fine di una serata, sì, abbiamo detto al fonico se lui andava sempre in giro con sua mamma per fare, invece era la sua ragazza. No! Però, insomma, può succedere. Abbiamo sbagliato. È stato un errore. Spero che non sia più stato il vostro fonico da lì in poi. No, non ci ha più guardato. Perché non so i suoni come sarebbero stati quella sera. Non era proprio il nostro fonico. L'abbiamo trovato in quella serata lì. E insomma. Aia. Questa è pesantina. Sì. No, basta, ma no, secondo me se ci pensate poi vi vengono in mente anche altri aneddoti. Non ci credo. Più che altro, sai qual è il problema? Che tante volte mi dico, sì, ma non si possono dire. Ah, ok, allora. Ma è quello che stavo pensando, non si possono dire. Vedi che io non so. Va bene, quindi se non si possono dire, non diciamoli. No, invece poi qua bisogna dire tutto. Allora, intanto continuate a mandare i messaggi al 346-5824-246 per il bersaglio mobile. Fategli dire un altro episodio di quelli che non si possono dire. Cioè, chiedetelo anche voi, così poi lo devo chiedetelo dire ad alta voce. Esattamente. Mi fate sentire qualcos'altro? Che ne dite? Sì, volentieri. Quello lì, va bene. Dai, volete dirlo o la fate basta? Questo. Come preferite. Okay. No, lo dice Pier, visto che ha voluto lui fare questo brano. Adesso se ne assume la responsabilità. Sarà lui a presentarlo, assolutamente. È un brano storico. Gianna Nannini, America. Wow. Cercherò, mi sono sempre detto, cercherò e troverai, mi hanno sempre detto, troverai. Per oggi sto come mi basto, nessuno mi vede. E allora carezzo la mia solitudine. Ed ognuno al suo corpo, a cui sa cosa chiedere, chiedere. Fammi sognare. Lei si morde la bocca e si sente l'America. Fammi volare. Lui allunga la mano, si tocca l'America. Fammi l'amore. Sempre più forte, io sono l'America. Fammi l'amore. Forte, sempre più forte, io sono l'America. L'America. Cercherai, mi hanno sempre detto, cercherai e troverò, ora che ti accarezzo, troverò. Ma quanta fantasia ci vuole per sentirsi in due, quando ognuno è da sempre nella sua solitudine. Regala il suo corpo a cui sa cosa chiedere. Fammi sognare. Lei le mani sui fianchi come fosse l'America. Fammi volare. Lui che scende, che sale, si sente l'America. Pensa ad un altro, si sente l'America.
forte, io sono l'America, la, l'America. Jump on stage live per voi, qui non è, non c'è niente di registrato, tutto live, perché è quello il bello di Jump on Stage. Altro pezzone bellissimo, grande pezzo, sì. E poi sono quei pezzi veramente transgenerazionali, sì, non so, sì, come dire, che riescono a scavalcare 3, 4, 5 generazioni. Una volta si diceva intramontabili, sì, ecco, è vero. È incredibile. Perché piace sempre a tutti, è quel rock pulito pulito, sì, senza troppi fronzoli, quattro accordi dritti. Quasi nudo, no? Sì, sì. Proprio... Sì, sì. Assolutamente. L'essenza. L'essenza. E questo è il bello però, cioè insomma, io vedo anche adesso, prima noi scherzavamo un po' sul discorso della trap, però vedo, e qualcuno che insegna chitarra probabilmente mi potrà confermare questa cosa, che ci sono tanti giovani invece che si stanno riavvicinando proprio alla musica suonata, alla musica sporca, alla musica quella vera. Sì. Sì, sì, c'è, sì, c'è di nuovo, vero, questa cosa. E anche quelli che l'ascoltano, cerco di convertirli verso... Bravo. Questa è un'ottima missione nella tua vita, Fabrizio. Mi raccomando, continua così. Sono arrivati, scusate, altri messaggi per voi al 346-5824-246. Un saluto a voi e a Luisella dal Totò. Ok? Poi ho un altro messaggio. Ciao a tutti, sto seguendo la puntata e faccio in primis, ah scusate, i complimenti a te Luisella per come la conduci. Grazie, io l'ho letto in diretta, quindi brava, brava, scusate, brava. È vero. Conosco molto bene i Bersaglio Mobile e devo dire che, bravura a parte, sono delle persone squisitissime. Detto questo, ma il vostro famoso Bonarda dove si può recuperare? Perché voi avete portato una cosa meravigliosa. Noi in effetti abbiamo portato, ecco, mettitela vicino così almeno la non so se si vede. La telecamera dovrebbe inquadrarla. È un omaggio per te, Luisella, perché noi da qualche anno a questa parte adottiamo questa strategia di marketing, per cui un anno abbiamo fatto le magliettine, sì, l'altro anno abbiamo fatto questa bottiglia di Bonarda. Fantastico. Che si chiama la Bonarda dei Bersaglio, perché? Perché questo anno, che è l'anno scorso, abbiamo fatto tutta l'estate, di solito d'estate si fanno le feste della birra, sì, noi abbiamo fatto tutte le feste possibili e immaginabili del vino, quindi dalla festa del buttafuoco storico, l'altra dove c'era il Bonarda, quindi da un'idea di Pierre che ha detto, cavoli, facciamocela noi una bottiglia cosa di Bonarda. È venuto fuori così, eh? Sì, sì. Bella, tra l'altro bellissima l'etichetta, poi se è un regalo per me vi dirò anche qualcosa sul gusto, ma adesso non posso aprirla. Naturalmente non è una cosa fatta da noi, insomma, c'è un'azienda vinicola di Santa Giulietta, non facciamo il nome perché non si può fare pubblicità, eccetera, eccetera. Ma per me lo puoi fare, okay, tranquillamente. Allora, la casaia di Santa Giulietta e la sua Bonarda ci ha fatto questa cosa qui. E cos'è successo? Quando, sì, abbiamo fatto questa bottiglia di Bonarda, abbiamo pensato di scrivere un brano. Guarda, io mi sono persa. Jump on Stage qui su Radio PNR, musica live per voi fino alle 19.30. Io sono Luisella, ma più soprattutto lo sapete che la cosa più importante sono gli ospiti di Jump on Stage, che oggi sono i Bersaglio Mobile. Ciao. Adesso abbiamo imparato che dopo la pubblicità dobbiamo urlare. Sì, dai, così facciamo sentire un po' di entusiasmo. Sì. Dicevo, è arrivato un altro messaggio al 346-5824-246. Ed è qualcuno che ti vuole rubare il mestiere. Stavamo parlando prima, no? Ci stavi spiegando dove trovare il vostro vino e ce l'hanno scritto. La Bonarda si compra la casaia a Cavamanaro Santa Giulietta. Bene. Quindi vedi, vedi, in caso tu te, quindi, ne fossi dimenticato, ci è arrivato anche. Giustamente. Quindi se volete assaggiare la Bonarda di Bersaglio Mobile, adesso sapete dove andare. Si può richiedere o a noi o ai ragazzi della casaia. E quando abbiamo fatto questa bottiglia, siccome il presentare semplicemente una bottiglia così non ci sembrava giusto, visto che fondamentalmente siamo musicisti. Certo. Quindi come accompagniamo questa bottiglia? L'accompagniamo con un brano. Ah. Un brano che si intitola B di Bonarda, B di Bersaglio.
una stupidaggine. Che quindi adesso mi fate qui, vero? Adesso facciamo solo un piccolo estratto, perché poi comunque il brano lo si può trovare davvero dappertutto, su Spotify, YouTube Music, Amazon Music, lo si trova dappertutto. B di Bonarda, B di Bersaglio, Bersaglio Mobile. Ovvio. Ma adesso un pezzettino glielo facciamo, o no? Certo. Sono 30 anni che suono e vivo, tracando vita bevendo vino. Suono di musica musicale, un altro goccio non può far male. Per festeggiare l'avvenimento, suonare insieme divertimento. Abbiamo pensato ad una bottiglia, con il Bersaglio ma anche in famiglia. Dore mi fa fare tutto quanto, son la sì sì sono muy contento. Starne certo, P di Bonarda, cuore aperto. No, e questo io è solo l'accenno. Tutta, io la volevo tutta, ma che bella questa cosa. Andate però a cercarlo su dove? Dappertutto. Amazon, YouTube, dove volete, dappertutto. Bella però questa iniziativa, dai, mi piace. Non potevamo fare semplicemente una bottiglia di vino così, insomma, nascendo da musicisti. Giusto, giusto. E poi, insomma, sono idee originali, quindi benvengano, no? E adesso per il 2025 invece abbiamo pensato, così poi concludiamo la parte pubblicitaria, abbiamo pensato ad un'altra maglietta, esatto, con su dei pupazzetti, ma si vedrà più avanti, insomma. Adesso no, vogliamo lo spoiler, vogliamo un po' di spoiler. Arriverà, a poco arriverà. Bene, intanto ricordiamo agli amici che stanno ascoltando questa puntata di Jump on Stage, per quello che ho già detto prima, cioè se vi siete persi la prima parte, nei prossimi giorni la potete rivedere tutta su YouTube, ma ricordiamo soprattutto come trovarvi sui social, ovunque. È abbastanza semplice, no? Allora, ci trovate alla pagina Instagram, Bersaglio Mobile, e alla pagina Facebook, Bersaglio Mobile. Guarda caso, perfetto. Ma non è così scontato, no, è vero. Perché dici, a volte ci sono artisti che hanno la pagina Instagram, però tipo con underscore, chiocciola, dei nomi stranissimi, che dici, cambialo, cambialo, non ti trovano. È vero, è vero. Invece così, Bersaglio Mobile, tu scrivi e trovi, anche i boomer ce la fanno. Ma sì, non è semplice. E infatti, così è molto più semplice. No, però quelli più giovani invece vogliono fare quelli un po', certo, alternative, no? Vogliono mettere questi nomi particolari, poi però alla fine va contro di loro questa cosa. Sì. Voi che rapporto avete con i social a proposito? Io zero. Zero? No, beh, io e Teo, noi dai, quasi loro due sì, sono quelli più giornalmente, giornalmente, sì, dai, possiamo quasi. Ma lo fate un po', diciamo, come obbligo, perché sapete che bisogna esserci? No, loro o piace. Perché... No, loro piace. Sì, vi piace. Entrambe le cose, piace, sì, entrambe piace, le cose, piace, sì, piace, dai. No, no, loro sì, 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 a me piace, un po' lo facciamo per lavoro, perché serve per il lavoro, sì, per, certo, la musica, ma semplicemente per curiosare anche, tanto per andare a vedere, non so, qualsiasi cosa succede. Sì, sì, cosa quindi succede intorno a noi. E infatti, però, insomma, a volte c'è anche un po' questo peso, no, del dover esserci a tutti i costi, perché sì, no, ma non è l'oblio un peso. È un attimo sui social. Sì, allora, non è un peso, come dici tu, però c'è un po' l'obbligo di esserci, quello assolutamente. Oggi come oggi, se tu vuoi sapere quando suoniamo, dove suoniamo, devi, cosa fai? Vai a vederlo, certo, sui social. Certo. Assolutamente. Quindi almeno quello proprio è l'essenziale, sì, sì. Poi però ci vuole anche magari il contenutino divertente, esatto. Ci vuole anche la cosa che tiene sempre un po' vivo, certo. Anche perché sennò poi si sparisce e la gente non ti vede più. È vero. Se non posti, poi sì, non ti vedono, sì, nelle storie, non ti vedono nei post, perché non glielo fa più vedere l'algoritmo, sì, è, sì, è tutto un caos. Ma questa su 4 ragazzi, almeno la metà che sono loro, sì, fortunatamente io e Paolo. Ah, voi ve ne tirate fuori completamente. Beh, anche il video che avete fatto, che potete vedere sulla pagina anche di Jump on Stage, è molto carino quello che avete, grazie, fatto per oggi. Sì, sì. Poi ne avete fatto anche una versione modificata. La promozione, poi l'abbiamo fatto con un'altra versione, che l'ha fatta Fabrizio, perché lui è quello che modifica tutti i video poi. Ah, è lui. Sì, sì. La promo per essere qui questa sera, sì, 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 è stata simpatica. No, infatti, quindi dai. Abbiamo fatto le prove con le cuffie davanti al microfono, insomma. Vabbè, ci sta. E ne abbiamo approfittato per andare a casa di Pierre, ne abbiamo approfittato per assaggiare la Bonarda, se era ancora buona, e ne abbiamo bevuta un po', insomma. Vabbè, insomma, bisogna essere buona, sicuri, no? Assolutamente. Sì, sì, perché sì, poi non vuoi mica proporre un prodotto che non, no, 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 non si può, quindi avete fatto un test di qualità alla fine.
Allora, sono le 18.52, quindi ci avviamo verso l'ultima pausa pubblicitaria di questa ora, e poi ne avremo ancora una e poi basta. E intanto vi dico già una cosa, scegliete una canzone che farete come sigla di chiusura, perché la chiusura io la affido ai miei ospiti, okay. Quindi la mia sigla sarete voi questa sera. Va bene. Quindi questo ve lo anticipo già. Una bella responsabilità. Eh beh sì, ci vuole. Siamo stati la sigla di Luisella. Guarda, quando diventerò famosa potrete esatto. dire. E io lo racconterò ai miei nipoti e dirò, guarda io una volta. Esatto. Allora no, stavo dicendo, però se vogliamo andare avanti a suonare qualcosa, cosa ci fate ascoltare? Ti facciamo ascoltare... Police? Sì, va bene. Secondo me va bene. Sì, sì, bersaglio mobile, sì. Jump on stage. Checks are left unsigned. Banks of Kia's in my mind. And the eloquence's case be. Logic ties me up and rapes me. The doo doo doo, the da 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 is all I want to say to you. Da da da, your innocence will put me through. The do do do, the da 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 is all I want to say to you. The do do do, the da da da, a man in glass will always do. A poet's priest and politicians have wasted thanks to their position. Was the scream for your submission? And no one's jamming, no transmission. Cause the eloquence escapes you. The logic ties me up and rips you. The doo doo doo, the da da da, innocence will put me through. Da da da, the innocence will put me through. The do do do, the da 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 is all I want to say to you. The do do do, the da da da, a man in glass will always through. The da 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 is all I want to say to you.
e ditemelo quando finite il bersaglio. Anche perché mi stava morsicando una zanzara in quell'istante, quindi è un problema. Allora, sono arrivati altri messaggi per voi al 346-58-24-246, mentre questa zanzara mi sta dando il tormento. Allora, ciao, complimenti a tutti, bersaglio, amici da una vita. Ma quando siete sul palco, la mente dove va? Bella questa domanda. Penso sia Paola, perché vedo in alto che c'è scritto Paola, però non è firmato. La mente dove va? Bisognerebbe cercare di tenerla concentrata. Sì. Io sto parlando per me. Certo, ognuno... Perché devo ricordarmi la parte di basso, ricordarmi le parole, che la maggior parte delle volte dimentico, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la mente andrebbe concentrata, però cosa succede? Ti rendi conto magari di aver sbagliato il passaggio prima e quindi sei distratto da quello. Sì. O ti rendi conto che i due là in fondo sono distratti, quindi dici forse stiamo sbagliando la scaletta. Quindi fai anche autocritica durante il live. E di conseguenza se cominci a pensare a una, due, tre, quattro cose, poi è quando sbagli il brano. Sì, questo è inevitabile. Forse questa cosa qui a loro non l'ho mai detta. Io so nei primi 45 secondi di quando iniziamo un concerto, sì, se la serata andrà bene o andrà male. Ah sì? Se 45 secondi? Se mi divertirò, perché nei primi 45 secondi va bene, facciamo prima il sound check e tutto il resto. Certo. Ma nel momento in cui stiamo suonando, so già come andrà la serata. Cioè, riesci a capire in quei pochi secondi come andrà la serata? Sì. Anche se non hai 45 nel primo minuto. Ma dai, beh, questa è una dote. Lo so come suoneranno loro. Anche. Non dirglielo però, sennò poi di condizioni. No, ma infatti non l'ho mai detto, è la prima volta che lo dico. Quindi quando ti accorgi e dici, stasera suoneranno male quei due lì davanti, serata rovinata. È la fine. No. Ma non ve lo dirà mai, quindi. No, non lo dirò mai. Allora adesso Fabri, adesso sappiamo, alla fine del primo brano ci giriamo e lo guardiamo, cronometro, come andrà stasera. Ma già solo dall'espressione, potrete capirlo. Ormai hai svelato questa cosa, la useranno contro di te. Perché magari poi ognuno nel primo minuto, nei primi due minuti, magari si deve mettere a posto un pochino con la voce, sì, con i suoni, con i volumi. Certo. Quando poi è tutto a posto, due minuti è quello che dà il metro posto, della serata. Allora è tutto a posto, allora si va. Niente, quindi sarà il vostro metro. Sì, d'ora sì, in avanti. D'ora in poi lo sappiamo. Sapete quello che succederà. Stai molto attento. Beh, però può essere anche una cosa positiva, no? Certo. Per me è positivo. Mettete però che poi lui abbia una serata sua un po' storta, che vi girate e lo vedete che... Perché io lo so di mio prima, cioè se c'è quella volta che certe cose, certe tecniche non vengono, sì, non vengono, non per verranno tutta, per tutta la sera. Non verranno per tutta la sera, Sì. Ma solo per me, Certo, sì, no, poi... Per cui stai tranquillo che tanto non verranno mai. In quella sera non si sa mai, magari poi nel corso della serata può succedere qualcosa, un'illuminazione, chi lo sa. E noi invece adesso abbiamo un altro piccolissimo stacchetto pubblicitario. Voi non andate via, perché il bersaglio mobile li tengo qui con me a Jump on Stage, non si muovono. Assolutamente. Jump on Stage, il programma di Radio PNR che vi porta la musica live ovunque voi siate, ancora qui con voi, e sono ancora qui con voi anch'io, che sono Luisella, per una mezz'oretta, ma soprattutto sono ancora qui con me i Bersaglio Mobile. Ciao, siete bellissimi. Vedi che adesso li ho addestrati bene, mi partono come degli scoppiettoni. Benissimo. Allora amici, se state ascoltando la puntata dall'FM, correte sul web o sull'app, ma soprattutto sul web, così potete vedere quello che sta succedendo in studio. Basta andare su www.radiopnr.it e vedrete quello che accadrà, quello che sta accadendo e quello che accadrà in studio. Se invece volete rivedere la puntata, nei prossimi giorni la troverete su YouTube e quindi ve la riguarderete tutta. Allora, stavamo dicendo, ragazzi, una cosa che invece interessava a me, tanto se volete fare altre domande 346 58 24 246, dicevo, una cosa che interessava a me: vi ricordate il vostro primo live come Bersaglio Mobile? Sì,
Io me lo ricordo. Dove eravate? Però nel primissimo, come bersaglio mobile, non c'era ancora Fabrizio. Non c'era ancora? No. Ok. Quindi posso dirti che mi ricordo, io partirei da quando c'era Fabrizio, il primo live con Fabrizio. Beh sì, dai, a formazione completa. Quindi festa della birra di Cava Manara. Beh, caspita, anche un festone. Festa della birra di Cava Manara. Che eravamo di supporto. L'anno in cui c'erano i... Raduno. Sì, ma c'erano gli europei di calcio. Sì. Perché prima c'è stato il maxi schermo con gli europei, poi non finivano più, quindi iniziate, no, aspettate, no, adesso andiamo, sì, no, certo. Aspettate. No, perché vanno i supplementari, okay. Queste cose simpatiche. Poi tra l'altro abbiamo perso. Quella sera lì. Quindi erano tutti arrabbiati, quindi, neri. Non capiva nessuno. E ecco, quella sera lì è stata la prima serata. Tra l'altro, sì, eravamo come supporto di raduno, però, sì, quella sera lì, sì. E com'è stata? Cioè, proprio emotivamente intendo, cioè al di là del punto di vista tecnico che mi interessa meno, ma emotivamente ve la ricordate? Sì, ve la ricordate emotivamente? Il palco era grosso e importante. E infatti, quindi... poi dicevamo, è una festa della birra, sì, tra le più importanti della zona, quindi penso che un pochino le ginocchia Giacomo lo facciano, un attimino quando si sale sul palco di una festa comunque conosciuta, sì, importante. Poi comunque... si partiva subito da una serata così importante con la prima volta con Fabrizio. E quindi non sembra, non è solo il sapere la parte di chitarra che devi fare o no, la parte, certo, di batteria, certo. Ci vuole anche l'affiatamento, perché io so con la coda dell'occhio quando lui si muove così che farà così, o sì, quando lui fa quel tal gesto, che è quella la cosa bella delle band affiatate. A quel punto, no? Nella prima serata non poteva ancora esserci, quindi, certo, maggiore attenzione da questo punto di vista, quindi minore libertà di pensiero, sì, e di movimento. Ve la siete goduta un po' meno, cioè goduta era un po', meno, sì, era un, sì, po' più tecnica, esatto, concentrati, esatto, a fare, esatto, quello, esatto, che dovevate, esatto. Ma invece singolarmente ognuno di voi, la primissima volta in assoluto che vi siete esibiti in pubblico con chitarra, basso, voce, batteria, qualunque cosa, cioè anche la recita della scuola, ve le ricordate? Sì, sì. Vai, cominci tu. 10 anni. 10 anni. Teatro di Città Giardino, Pavia. Sì? E cosa hai fatto? Suonavo la batteria. Ah, beh. C'era un coro di 15 ragazze. Sì? E suonavo Questo è il complesso del fagiolino. Bella! Bellissima! Ma scherzi? Io avevo 10 anni. E appunto! Bellissimo! Bello, e un c'è, bel anche, c'è anche una foto, quella famosa foto là di quella serata? Non lo so più se c'è quella foto lì. Sì, abbiamo un, sì, quella, sì, abbiamo una foto in giro con, non, sì, so se però di quella serata lì, che eri un bambino dietro la batteria, sì. Beh, bel ricordo, dai, però. 16 anni, sì. E gli altri se lo ricordano, Fabrizio? Beh, 16 anni, Thunder Road. Cavolo, cavolo. Sì. Con? È una vecchia band che adesso non c'è più, After Ego. Sì. Sai che forse il nome me lo ricordo, però niente, anche perché noi vivevamo al Thunder Road, quindi cioè, abbiamo visto tante di quelle band, sì. E beh, poi anche lì diciamo era, sì, un locale, sì, storicissimo, storico, sì, cioè, sì, dove, sì, hanno suonato, sì, i più, sì, grandi in zona, esatto, esatto, è stato bellissimo. Altro che Giacomo le ginocchia. E l'abbiamo fatto anche noi come tabetta. È già, sì. Per, sì, un, sì, certo, sì, periodo l'abbiamo fatto anche noi. Siete, sì, riusciti a prendere ancora, sì, la, sì, coda, sì, del Thunder Road, sì, che poi purtroppo ahimè è stato chiuso. Gli anni 90 li abbiamo fatti tutti noi come Tabeta, certo, che musicalmente erano dei gran begli anni, spettacolari, sì, spettacolari, tornerei indietro per assurdo eri tu a dover scegliere in quale locale andare e in quale non andare, certo, per non farne troppi vicini, sì, insomma, sì. Per non avere una sovraesposizione, no? Sì, vero. E tu Matteo te la ricordi invece la primissima? Io ricordo, non ricordo il brano, so che era un brano dei Pooh ed era una festa della mamma, sì, in oratorio a Cava Manara. Bello. E non ricordo che brano fosse, però ho cantato un brano dei Pooh, ma ero anch'io un bambinetto. Un bimbo. Perché cantavo nel coro della chiesa. Sì. E poi allora quelli appena appena un po' più intonatini gli facevano fare la canzoncina da soli. Da soli, certo. Sì, sì. Allora un altro messaggio per voi al 346-58-24-246. Grandissimi Bersaglio Mobile, un gruppo fantastico che con la sua musica strepitosa è riuscito ad incantare anche una strega come me. Siete il top. E PS, Matteo, potresti rifare un pezzetto di America di Gianna Nannini, che mi si è bloccata la linea di internet proprio sul più bello?
Dai, certo. Vabbè, certo. Eh sì, facciamo così. Certo. Ok. Vai dove vuoi. Da capo. Facciamo. Perché adesso, non sapendo a che punto gli si è bloccata, cercherò. Mi sono sempre detto, cercherò. E troverai. Mi hanno sempre detto, troverai. Ma quanta fantasia ci vuole per sentirsi in due? Quando ognuno è da sempre con la sua solitudine e regala il suo corpo a cui sa cosa chiedere, chiedere. Fammi sognare. Lei allunga la mano, si tocca l'America. Fammi sognare. Lui che allunga la mano, si sente l'America. Fammi l'amore, forte, sempre più forte, io sono l'America. Fammi l'amore, forte, sempre più forte, io sono l'America. L'America. Questa era la dedica del bersaglio mobile a Jump on Stage. Allora, altro messaggio, un sacco di messaggi. Ciao Luisella, un saluto ai bersaglio mobile, che sono garanzia di divertimento. Sono veramente una band di riferimento per le serate di buona musica. Una domanda per Fabrizio. Lo vedo spesso cambiare chitarra durante i concerti. Chiedo perché e qual è la sua preferita. Un abbraccio a tutti, Cinzia da Salice Terme. Beh, la mia preferita è la chitarrina verde che uso ormai da una vita. La chitarra bianca ha una storia un po' particolare. Dai, allora, dobbiamo saperla, ormai te l'hanno chiesto. La cambio innanzitutto per via di un'accordatura particolare che necessita la canzone. Ok, di solito canzone. È questo il motivo, e no? Poi c'è praticamente questo aneddoto che adesso racconterà Teo sul sullo presunto sponsor che ogni volta cambia nome, quindi non ti saprei dire come si chiama l'ultimo, qual era? Non so, sappiamo che tu hai la chitarra bianca. La chitarra bianca, esattamente. È sponsorizzata da ogni volta cambia nome. Tonino Giovannelli di Valenza. Okay. No, comunque il discorso della chitarra è per le accordature. È funzione dell'accordatura, esatto. Ok. Però bella anche la storia dello sponsor. C'è un altro messaggio. Simona dice: Silvia, potete fare il vostro Angeli? Vedi? Perché? Perché qua, vedi. Voi non l'avete ancora detto, ma voi avete anche dei brani vostri. Questo però, no, il nostro Angeli. Una vostra versione. Sì, sarà una nostra versione, okay. Perché noi non abbiamo un brano che si chiama Angeli, no. Quindi è una nostra versione di Angeli di Vasco Rossi. Ah, ok. È un pezzettino, dai. Sì, okay. Beh, già il fatto di essere stati uniti, diciamo, dicendo il vostro, esatto, è una cosa che fa piacere, molto bello. Caspita. Quindi vuol dire che riusciamo comunque a dare una interpretazione molto personale. Che ha proprio il vostro vestito. Sì, a un brano è la cosa più bella. Senza comunque stravolgerlo, perché lo facciamo come... No, anche perché con i fan di Vasco c'è da stare attenti a stravolgere. Abbiamo preso tante quelle sberle. Cioè, non sono, sono tosti, come occhio. Sì. Ok, vado. Vai. Tiro via gli occhiali, però. Sì, sempre meglio tirare gli occhiali. Quello che si prova non si può spiegare qui. Hai una sorpresa che neanche te l'immagini. Dietro non si torna, non si può tornare giù.
quando ormai si vola non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie, e vedi quante cose sono solo fesserie. E da qui qui non arrivano gli angeli con le lucciole e le cicale. E da qui non le vedi più quelle stati lì, quelle stati lì. Sempre bello, bellissimo, molto bravo. Bersaglio Mobile live qui a Jump on Stage. Questa era una dedica su richiesta, quindi bella cosa anche questa. Anche voi, se avete qualcos'altro, come ormai si, manca pochissimo come tempo. Come si diceva però. Sull'autopista, dedicatissima. Dedicatissima, esattamente. Allora, sono le 19:15, quindi abbiamo la nostra ultimissima pausa pubblicitaria. Voi intanto, se avete altre domande, concentratele tutte nell'ultimo quarto d'ora insieme ai Bersaglio Mobile qui a Jump on Stage. Ultimo quarto d'ora qui a Jump on Stage su Radio PNR e ultimo quarto d'ora insieme ai Bersaglio Mobile. Bravissimi, come li ho addestrati questi ragazzi, bravissimi. Se fossimo andati avanti ancora una mezz'oretta col programma, chissà che si è caricato. Vedi, vi state caricando adesso. Mi spiace che siamo veramente ormai quasi in chiusura, ma comunque ripetiamo agli amici, se vogliono farvi ancora qualche domanda o qualche richiesta, 346-58-24-246. Ultimi minuti, quindi datevi da fare, perché veramente qua non abbiamo più tantissimo tempo. Visto che poi magari se no ce ne dimentichiamo, avete live in programma nelle prossime settimane, nei prossimi mesi? Abbiamo un live il 23 di novembre, che è un sabato, okay. Al chilometro 2 a Spessa Po. Sì. E okay. Per novembre basta quello. Ok. Il prossimo, sì, giusto? Sì, giusto. Comunque in ogni caso invitiamo ad andare sui vostri social, dove assolutamente tenete sempre aggiornati assolutamente gli amici. E ricordiamo ancora una volta, se siete arrivati all'ascolto adesso, nei prossimi giorni su YouTube potrete rivedervi tutta la puntata. Lo so, sono noiosa, ma se uno è arrivato adesso non ha sentito che l'ho già detto 18 volte. Fai bene a dirlo, perché è giusto che riguardare le puntate, insomma. Certo, assolutamente. Allora, siamo veramente agli ultimi 10 minuti. C'è qualcosa di cui volevate parlare e che non è capitato nei discorsi? C'è qualcosa che ci tenevate a dire? Una dedica, un saluto, qualsiasi cosa. Come si dice, parlate ora o tacete per sempre. No? Giusto. Volevo dire che voglio lasciare la band. Abbiamo avuto la stessa idea. Ne approfitto qui in pubblico. Okay, va bene, va bene. Così è ufficiale, almeno. Okay. Come hai potuto notare, lui non ha fatto una piega. La cosa ci lascia un po' indispettiti, capisci? Non ha. Speravamo in una tua lacrimuccia, Pier, cosa che non è avvenuta. No. Perché non ci ha creduto. Ma il fatto che poi magari mi succede dopo, ma voi non dovete sapere. Giusto. Perché il vero maschio tiene tutto dentro. Bravo, no, poi in solitudine. Piango da solo in camera mia. Esatto, no, ma perché non vi ha creduto? Non vi ha creduto neanche per un decimo di secondo. No, assolutamente. Vero? Assolutamente. Quello il fatto. Perché, no, comunque io credo che non. Almeno perché lo so quello come ci tengono. Ma poi si capisce, dai, si sente. No. Io non avrei da dire niente, perché
era più la preoccupazione di ma cosa dovremmo dire, ma cosa dovremmo fare, ma suoneremo dal vivo davvero, non me... E quindi no, no, da parte mia non ho preparato nulla, mi sono ricordato di portare il basso, quello sì, ma è stato questo, questa è già una bella cosa, sì. Soprattutto dovendo suonare. Brava. Portare il basso è già un punto, sì, di partenza buono. No, perché sai, a volte poi magari finita la puntata ci mettiamo a chiacchierare con l'ospite, cavolo, potevo dire quella cosa lì che devo fare, no? E magari i discorsi ci hanno portato poi a parlare di extraterrestri, di politica, di qualsiasi altra cosa. Per cui io cerco sempre di dare questa possibilità, ecco, prima della fine. Cioè, volevamo parlare delle famose scie chimiche, ma ecco, no, no, esatto. ma ci vorrebbe e della terra piatta, ma non parliamo di stasera, no. Ci vorrebbe una puntata, sì, apposta, sì, quindi questo non possiamo farlo. Però possiamo raccontare ancora qualcosa di voi, visto che abbiamo qualche minutino, in questo modo. Domanda più difficile del mondo. Attenzione, scegliete una canzone che vi rappresenti, una per ognuno, ovviamente ognuno di voi sceglierà la propria, una sola. Lo so che è una domanda difficilissima, vedo persone sempre in crisi. Sì, hai ragione. Lo siamo anche noi, però il mio suggerimento è la prima che vi viene in mente è quella. Perché a volte poi uno ci pensa e dice no, però magari penso un'altra. Invece quella che vi viene in mente è la canzone che vi rappresenta. Sai perché si è un po' in crisi con una domanda di questo tipo? Perché a seconda del tuo periodo della vita, bravo, hai una canzone che ti rappresenta. Bravo. E tante volte ricordi o l'ultima o una un po' così cos'ha. Poi fondamentalmente, almeno nel mio caso, non credo che ce ne sia una che mi rappresenti in toto. Assolutamente, sì, no, in questo momento. Quindi, se hai una mezz'oretta di tempo, ti faccio un elenco delle mie... Guarda, finita la puntata. Guarda, ricordo con piacere, perché è legata a diversi momenti che non stiamo qui a raccontare, Hold On, degli Yes, dall'album, sì, 90.125. Ok, ecco, scelta particolare. Anche questa non era una canzone che è mai uscita su singolo, quindi proprio racchiusa, sì, dentro, sì, il, sì, suo, all'epoca, cassetta. No, io avevo la cassetta, neanche il vinile. Adesso a me viene in mente quella che ha appena fatto Fabrizio. Niente, però quello è un condizionamento. Gli Angeli. Mannaggia, perché peccato. Era tanto tempo, è un brano del 92, se, sì, non sbaglio. Sì, sì, ha già un bel po' di anni. Ha già un bel po' di anni. Sì. Vabbè, dai, te la diamo, la dai buona, buona, ma sì, dai. Buona, dai. E Fabrizio? Ma io direi Crazy Little Thing Love, che tra l'altro ho insistito... Che a te piace tantissimo. Sì. Non so, un brano che non conosco. Che non conosci, però lo possiamo... No, ma secondo me ne vorrebbe suonare un pezzettino. Tu dici? Secondo me sì. Magari non tutta, ma un pezzettino. Oltre a rappresentarti, la sai anche? Qualcosina, sì. Vediamo, sì, sì, mettiamolo alla prova. Vediamo. Dai. No, non credo di averla mai sentita, però. This thing I call love when I must, I can't handle it. This thing I call love when I must, I get round to it, get ready. Crazy little thing I love. This thing I call love when it cries in a candle night. It swings, it jives, it shake when all over town a feature time crazy. Crazy little thing called love. I'm gonna be cool, I relax, I get it, get on my tracks, take a back seat, each day, take a long ride on my motorbike till I'm ready. Crazy little thing I love, crazy little thing I love, crazy little thing I love. Bersaglio Mami, la Jump on Stage.
Grazie. Così, vedi, con la mia domanda sei riuscito a fare anche questo. Grazie per esserti fatto rappresentare da questa canzone. Perché nei fuori onda era già venuta fuori un po' di volte questo titolo, ma tutti gli altri invece non ti seguivano in questa... Non volevano, diciamo la verità, e li hai fregati. Esatto. Vedi? Però secondo me hai fatto bene, l'ha dai. Sempre detto che i chitarristi sono furbi, sono furbi come sì. Delle volpi. Non lo sapevo, sì, non sì, lo sì. Però dai, secondo me avete fatto bene a farla. Certo. A parte che ovviamente è un altro pezzone, ma però poi è bello. È sì, un po' come si fa con i bambini. Se vuoi fare un brano, tu gli dici di no, che almeno poi lui insiste. E quindi noi che ci tenevamo tanto a farlo abbiamo detto ma no, ma no. Psicologia ma no. Inversa. Brava, brava. Sì. Ah, ho capito, vedi, sono ingenua io che non c'ero arrivata. Beh dai, allora io so che però poi avete scelto anche una sigla per chiudere insieme questa puntata. Non vogliamo ancora sapere il titolo. La farete, avrete appunto voi la sigla di chiusura. Io saluterò un attimo prima e poi lascerò i microfoni a voi. Però voglio sapere, senza spoilerare il titolo, perché avete scelto quella? Lo dicono loro due, lo dice Pier. Perché abbiamo scelto quella e lo dice Pier. Pier, vai. Si sta concentrando? Perché era la più naturale e la più facile. Ah, ok. Beh, bravissimo, viva la sincerità. Bravo. Ok, ci sta. Ma siccome, siccome abbiamo scelto la sigla, poi la dite anche a me. Okay. Ah, perché tu non la sai, Matteo. Ma forse è la migliore. Ok, ok. Quindi loro partono, loro tu non partono, sai cosa stanno facendo e qualcuno li seguirà, certo. Beh, è fantastica questa cosa. Bene, ragazzi, siamo arrivati davvero alla fine di questa chiacchierata insieme. Spero che siate stati bene qui a benissimo, Radio PNR. Benissimo, moltissimo. Invitiamo ancora ovviamente gli amici che ci hanno ascoltato ad andare sui social a cercare il Bersaglio Mobile, così non si perderanno neanche una delle vostre prossime date. Ricordiamo novembre 23 novembre, 23. Chilometro 2, Spessapò, ok. Quindi questa almeno cominciate a segnarla, okay. Poi le altre le cercherete, certo, sui social. Io intanto, visto che poi mi faccio da parte, do appuntamento ai miei amici ascoltatori per domenica prossima, sempre dalle 18 alle 19.30 qui a Radio PNR con Jump on Stage. Quindi cedo la mia palla a voi, cedo i microfoni a voi. Noi ti ringraziamo tanto. Grazie per l'ospitalità. Grazie. E buona serata, buona domenica. E buona serata a tutti. I call you, if I need you, my heart's on fire. Come to me, wild and wired. Ah, you come to me, give me anything I need. I'll give my lifetime of promises and a world of dreams. Spark of love like I know what it means. Ah, you could be wrong. Take my heart and make it strong, baby. Simply the best. Better than all the rest. Better than anyone. Anyone I ever met. Stars every night and every day. In your eyes get lost, you get washed away. Just as long as I'm here.